Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questo gameplay andremo probabilmente a battere la palestra di Amarantopoli con il capo palestra Angelo. Nello scorso episodio ho detto Alessandro, mi ero confuso, ma si chiama Angelo in italiano e Morty in inglese. Probabilmente il nostro mattatore della palestra sarà Noctowl, che ha sia Psichico che Shadow Ball, in grado entrambi di essere super efficaci contro i Pokémon di tipo Spettro, quindi sarà esattamente lui a distruggere tutti. Ma prima dobbiamo andare alla torre bruciata. Quindi direi di andarci e direi anche di andare a prendere uno strumento che prima ci siamo dimenticati, o meglio nella scorsa parte, di prendere. Andate a parlare con questo tipo qui. Ehi, vorresti prendere un oggetto che ti cambia la vita? Ma certo, che lo vuoi. E ci dà la Temp Finder, il detector praticamente, per gli strumenti invisibili. Salve. Morty so cool. Può vedere nel futuro, Angelo, attenzione. Le leggende dicono che Popo torna spesso tu questa, cioè tornava a questa torre. It was burned down in greed and it hasn't come since. È stata bruciata dall'avidità, a quanto pare, e non viene più da quella volta. Le leggende dicono... The legend goes on to say that Popo created powerful dogs that now roam the region. La leggenda continua dicendo che Popo ha creato dei cani molto molto potenti, ovvero i cani leggendari, Entei, Suicune e Raikou, che ora vagano per la regione. Ok, grazie vecchietto per avercelo letto. Qui sopra cosa c'è? Ah, la Burn Tower, esattamente, quindi entriamo qui. You fiends! What do you think you're doing? Fiends non so cosa voglia dire, letteralmente, ma penso sia un insulto per il Team Rocket, perché è Morty che lo sta dicendo, il nostro angelo, capo palestra. Cosa pensate di star facendo? Perché? Ovviamente rubare tutti i Pokémon. E il leggendario Ho-Ho. Io l'ho già catturato tecnicamente, Ho-Ho. Se non l'avete visto, andate a recuperare l'episodio. La playlist è in descrizione e nel primo commento. Perché è possibile trovarlo accanto, come una sorta di easter egg. Ah, così pensi di poterci ancora fermare, eh? Ma certo che sì. Ma certo che sì. Posso battervi, Team Rocket? Ho il mio fidato Pikachu. Guardalo qui, fiero. Vai. Electro Ball dovrebbe bastare. No, forse no. Ho fatto male i miei conti. Non avvelenarlo, per favore. E niente. Avvelenato. Vai, un'altra Electro Ball. E addio. Arbok. Livello 57 per Pikachu, ottimo. Quanto fa male quel veleno, scusami? Ok, Victory Bell. Proviamo ad andare sin da qui a vedere come se la cava. È ancora molto underlivellato, eh? Molto underlivellato, però vediamo come se la cava. È a 10 livelli indietro praticamente, però ha Flame Wheel. Oppure Flame Charge. Andiamo con Flame Wheel. Ma lui non aveva Flame Thrower, scusatemi. E comunque no, muore, banalmente muore questo qui, quindi mandiamo un attimo Bailiff a tankare i colpi. Ecco fatto, tanka la sua Razor Leaf e nel frattempo mi curo Pikachu perché altrimenti è un casino. Allora, una bella Full Heal, oppure c'è un antidoto, ecco perfetto, meglio un antidoto, più specifico, via. Takedown, fallisce, perfetto. E diamo una super pozione a Pikachu, dovrebbe bastare. No, ho sbagliato, l'ho data sin da qui. Vabbè. Bailiff è andato, a questo punto rimandiamo a Pikachu. Vai. A cui dovrei riuscire a insegnare più che altro qualche altra mossa, perché non ha molte mosse effettivamente. Buono, statico paralizzato. Cioè, ha solo mosse di tipo elettro ed è un po' difficile andare in giro così. Ok. Weezing, lasciamo Pikachu. Un altro bel Wild Charge. Che non muore, tra l'altro. E il nostro Pikachu invece qui ci lascia. Eh sì, ci servono altre mosse, raga, altrimenti diventa difficile. Proviamo a mandare Heracross, vedere se riesce a tirarlo giù lui. Con un bel Earthquake. Attenzione alla precisione. Ah, levitazione, lui, peccato. Peccato, usiamo Aera Race, che non può fallire. Ma ha una difesa incredibile. Weezing ha una difesa davvero forte. Però forse riusciamo a tirarlo giù, eh.
il veleno comunque fa dei danni assurdi, no, neanche non riusciamo a tirarlo giù, peccato. Ma andiamo in Octavul. Uno psichico dovrebbe riuscire a tirarlo giù in teoria. Vai. Se non muore per fango, niente, avvelenato comunque. Ok, buono, 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 buono. Un po' di punti esperienza per Noctowl. Un livellino gratis. Wobbuffet, no, non cambiamo. Wobbuffet perlomeno è a livello basso. Ah, psichico non è molto efficace, mannaggia me. Mannaggia me. Chi ci rimane? Totodile, vai, mandiamo Totodile. Ma Wobbuffet non è tipo psico, giusto? Ok, è tipo psico, quindi crunch è super efficace. Esatto, ok. Avrei dovuto usare Shadow Ball, molto probabilmente. Ok. Siamo riusciti ad averla meglio con un po' di fatica questa volta, anche sul Team Rocket. Bel lavoro a sbarazzarti di questi stupidi Crooks, non so cosa voglio dire letteralmente. Sono il capo palestra di questa città. Se vuoi combattermi, passa quando vuoi. Ma certamente. Ora, la mia domanda è, si può cadere qui? No, non si può cadere. Perfetto, allora usciamo da questa torre bruciata che non è nient'altro che appunto una torre bruciata. Si possono incontrare dei Pokémon qui dentro, ma non dovrebbero esserci Pokémon nuovi in teoria. Dovrebbero essere tutti i Pokémon che già abbiamo. Quindi, usciamo. Ok, abbiamo fatto anche la torre bruciata, che come vedete alcune zone comunque rispetto ai giochi Pokémon principali sono molto accorciate. Mi ricordo che la torre bruciata di Pokémon Heart Gold era più sviluppata. Potrei ricordarmi male perché era un bel po' che non lo gioco più, ma me la ricordo più sviluppata, non era una cosa del genere. Allora, mettiamo avanti il nostro Noctowl. No, Noctowl ho detto. E in caso Totodile con il suo crunch. Entriamo nella palestra di Angelo. Salve. Morty usa Pokémon di tipo spettro. Sono deboli contro le mosse buio e le mosse spettro. Sono forti contro i Pokémon di tipo spettro e di tipo psico. Quindi il nostro Noctowl... Ah, non è di tipo psico Noctowl, quindi va bene. Anzi, è di tipo normale addirittura, quindi le mosse di tipo spettro non hanno effetto su di lui. Sono resistenti a coleottero e veleno e sono immuni alle mosse di tipo normale e lotta. Ok, andiamo. Are you lost? Sei perso? A proposito di Lost, l'avete vista Lost, vero? Serie fantastica. Allora, Noctowl. E usiamo una bella Shadow Ball. Attenzione, è più veloce Noctowl. Cioè, è più veloce Gastly Noctowl, va bene. Beh, effettivamente la linea evolutiva di Gastly è molto veloce, eh? E sono solamente un 3 livelli indietro, quindi ci sta. Ah, non è morto? Useremo un'altra Shadow Ball. Io magari avrei dovuto usare il psichico. No, 30 per il nostro Noctowl. E un altro Gastly. Vai, Shadow Ball. Attenzione, maledizione. Però morirà anche questo turno, quindi non ci farà nulla. Ottimo. Sei nel posto giusto, non sei perso, esattamente. Wow, chi sei? Lo vedrai chi sono, lo vedrai, tranquilla. Allora. Shadow Ball, guarda chi sono quello che ti distruggerà molto probabilmente, cara Kimono Girl. Gastly di nuovo, ma tu hai 5 Gastly? Cioè, vieni messa qui solamente per rompere le balle, praticamente. Sei l'equivalente del Magikarp, del pescatore con 5 Magikarp. Anzi, con 6 Magikarp. O del Pignamosche con 6 Caterpie, cioè, voglio dire. Guardala. Fiera con i Gastly. Fiera con tutti i suoi Gastly di merda qui. Almeno mi faranno fare un livello, gratis, praticamente. Vai. Cos'è successo? Te lo spiego dopo cosa è successo, guarda. Questa non è una palestra facile. Ma ne sei proprio sicura? Ne sei proprio assolutamente sicura? Perlomeno tu hai un Haunter a livello 28, un Pokémon che ha senso di vedere. Però psichico dovrebbe fargli molto male, infatti.
Ecco fatto. E andiamo a battere l'ultima Kimono Girl. Esci, ora. Ma guarda, boh. Cioè, non saprei, sinceramente. Ero venuto qui per battere il capo palestra, quindi gli tiro uno psichico in faccia e t'ammazzo. Via. E sì, maledicite pure, va. Ah, mi toglie comunque. Ok, allora no, cambiamo. E mandiamo qualcun altro. Mandiamo Cyndaquil. E usiamogli un bel Flame Charge. Così aumenta pure la velocità. Vediamo se ora colpiamo per primi. Sì, perfetto, ruota fuoco. E un altro bel ruota fuoco. Perfetto. Swift, che sarebbero comete, non è male. Comete non è male perché è speciale. E se non sbaglio Cyndaquil. Oddio, non ricordo se. Beh. Togliamoli al posto di Q-Attack, sicuramente. Mettiamoli al posto di Q-Attack. Però non ricordo se Cyndaquil ha più attacco speciale o fisico. Il problema è che guardandolo appena lo catturi è un po' difficile da capire. Adesso che ha fatto un po' di livelli, si ha più attacco speciale. Decisamente. E sono lì lì comunque, non c'è troppa differenza. Però ha più attacco speciale, quindi insegniamogli mosse speciali. E a questo punto sapete cosa faccio? Vado a prendere lanciafiamme. Dov'è il mio caro bello lanciafiamme? Flamethrower, eccolo qui. E lo insegno sin da qui. Vai. Al posto di Flame Charge mi aumenta la velocità, che come vedete è utile, quindi al posto di Flame Wheel. Ecco fatto. Ora vado a curarmi Pokémon molto velocemente e andiamo a battere poi il capo palestra Angelo di Amarantopoli. E così facendo dovremmo tecnicamente aver concluso Amarantopoli. Andiamo anche a parlare a quel vecchietto che c'è davanti a questa torre, a questo edificio. Cosa ci dice? Vediamo cos'è soprattutto. Ok, la Bell Tower, dove ci sarebbe Coco. Mi dispiace, ma a nessuno è permesso entrare in questo posto sacro. Va bene, ne riparleremo più avanti, molto probabilmente. Allora, andiamo a battere il capo palestra ora. Beh, sono molto sicuro di me perché ho un Noctowl fortissimo, però magari lui mi batte. Ti ho visto nella torre bruciata prima. I'm ready to go all out against a trainer like you. Sono pronto a dare tutto me stesso contro un allenatore come te. Entriamo con Noctowl, poi Cyndaquil e direi Heracross. Heracross a terremoto che potrebbe essere buono se non hanno levitazione. Oppure Sassata che potrebbe essere buono altrettanto. Totodile con Sgranocchio purtroppo non fa molto perché Buio in realtà non è molto efficace contro Spettro. Quindi andiamo Heracross. Ecco fatto, un 3v3, vai. Alla vecchia maniera. Gym leader morti, ovvero Alessandro. Vabbè, Angelo volevo dire, scusate. Allora, vediamo se Gastly resiste alla mia Shadow Ball. Lui usa Sucker Punch, va bene. E il primo suo Pokémon è andato. Haunter. Contro di lui probabilmente psichico. Milluco, che non posso scappare. Va bene, non voglio scappare, sei tu che sei intrappolato con me, non il contrario, ricordatelo. E ora Gengar. Beh, glielo one shotto. Attenzione, mi confonde, questo potrebbe essere fastidioso. Ok, no, colpisce e quanto fa? Non one shotta. Ok, va bene. Lick ha provato anche a paralizzarmi. Oh, e siamo usciti dalla confusione, niente, questo l'abbiamo proprio arato, ragazzi, mi spiace. Non c'è stata molta lotta. Amazing, just what I expected. Sì, guarda, sono sicura che era proprio quello che ti aspettavi. Mi dispiace, ma l'ho arato. Abbiamo preso la medaglia nebbia. Fog, giusto? Medaglia nebbia. E prende anche questa TM. Shadow Claw. Niente male, Shadow Claw. Ha una chance, ha una possibilità di infliggere un danno critico. Buono, praticamente come lacerazione, più probabilità di infliggere danno critico. Vediamo se qualcuno dei miei Pokémon può impararla. Vediamo dov'è. Shadow Claw, eccolo qui. Vediamo, Totodile davvero? Heracross davvero? Ok, qua attenzione, Quanto fa? 70, non è male, 70-100% di precisione. E in più ha più possibilità di infliggere danno critico. E mi sa che qua Ice Beam rippa, perché Totodile non ha attacco speciale, è inutile tenerglielo. È inutile tenerglielo, via, Ice Beam, via.
Mentre Surf glielo tengo ancora perché è buono. E ad Heracross magari glielo insegno, sì. Al posto di... Ghost è davvero buono contro Psico e altro Ghost. Cioè, sì, contro Buio e altro Ghost, se non sbaglio. Allora, Ace è buono per Heracross. Horn Attack è buono, è un attacco di tipo normale che va bene sempre. Rock Slide potrei toglierlo a questo punto. Togliamogli Rock Slide. Ecco fatto. Buono. A questo punto diamo una curata veloce ai Pokémon. Eccoci qui. E proseguiamo, proseguiamo verso l'altro percorso. Non finiamo qui il video. Iniziamo a vedere cosa c'è nell'altro percorso. Qui, ora dovremmo riuscire a passare. Ah no, non possiamo passare? Dobbiamo andare dall'altra parte? Vediamo, magari si va di qui. Sì, Route 38, niente, là non si poteva passare. Tra l'altro vi ricordo che nello scorso episodio l'avevamo provato a buggare quella cosa e si poteva passare, tra l'altro, quindi va bene. Allora, mettiamo avanti altri Pokémon che devono essere allenati, ovvero loro. Tu sei un allenatore? Sì. Painting, what a wonderful thing. Dipingere, che cosa bella. Quindi è Smeargle, dai, è Smeargle per forza, infatti. Inizia a servirmi un attacco di tipo lotta. Smeargle con la coda verde. Vai, Earthquake. Dio Smeargle. Un altro Smeargle, va bene. Un altro Earthquake. E addio Smeargle. Un altro Smeargle, ok. Vai. Oh! Non so cosa sia successo, sinceramente. Spero non sia un bug che mi corrompe il salvataggio, perché guarda. Guarda, aspetta, fatemi salvare, un secondo. Save in un new save files. Un attimo. Ok, proseguiamo, sperando che non succeda più quella cosa. Allora, qui abbiamo la possibilità di pescare e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Magari potrebbe uscire un nuovo Pokémon per il nostro Living Dex. Esattamente, Remoraid. Allora, qualsiasi attacco che gli faccia con Heracross lo uccide, quindi mandiamo Noctowl. Helping Hand, bravo, non serve a niente. Ipnosi. Appena lo hitta, attenzione. Appena hitta Ipnosi, iniziamo a provare a catturarlo. Buono. E potrei addirittura fargli... No, non posso fargli assolutamente niente con Noctowl perché lo ammazzo con qualsiasi cosa sperando che entri subito nella Pokéball. Perché sarebbe comunque un buon Pokémon da aggiungere al nostro Living Dex. Ottimo. Remoraid è stato preso. Poi lo metterò in ordine io tra un episodio e l'altro, non vi sto a far vedere che metto in ordine i Pokémon nei box. Oh, un altro! Pokémon nuovo! Un Markrow che penso muoia con qualsiasi attacco che gli faccia con Heracross. Non muore con Bailiff, però. Non dovrebbe morire con Bailiff, quindi proviamo a catturarlo con lei. Astonish, va bene. Sarebbe sgomento. Usiamo Ritorno. Esatto, non è morto. È in range di cattura, vai, andiamo con una Great Ball. Che vi ricordo che in seconda generazione Markrow è stadio unico. Non è primo stadio. Perfetto, preso. Hunchcrow viene inserito nella quarta generazione. Brick Break, finalmente una mossa di tipo lotta. Questa è Breccia ed è potentissima. E a questo punto, raga. E a questo punto. Cosa li tolgo? Shadow Claw lo tengo, forte. Horn Attack potrei a questo punto toglierglielo. Perché tutte le altre mosse sono più potenti. Aerial Ace è utile per quando mi cala la precisione, è utile contro Pokémon di tipo volante e lotta, tra l'altro, contro cui non abbiamo altre mosse. Quindi sì, togliamogli Horn Attack, anche se è il suo attacco è un po' peculiare, no? Perché effettivamente Heracross ha un corno gigante. Però, comunque. Vediamo se troviamo altri Pokémon qui. Oh, un altro! Nuovo! Ma abbiamo trovato solo Pokémon nuovi in questo percorso. Allora.
Mandiamo di nuovo Noctowl. E addormentiamolo. Bellino tra l'altro lo sprite perché è di ursa così. Molto bello. Allora, ipnose. Dormi. Poi proviamo subito a catturarlo. Vai, Pokéball. Vediamo se entra. Ne dubito, sinceramente. Infatti. Proviamo con un'altra. Anzi, proviamo con una Premier Ball, così, a piacere. Vediamo cosa fa. Ha preso. Ottimo. Preso un altro Pokémon. Ottimo così. Bene, dai. E a questo punto, se mi lasciano uscire dall'erba alta, volentieri. Un altro Sunkern che non ci interessa, quindi addio. Allora, qui sopra c'è un'altra allenatrice. Mentre qui sotto ci sono altri allenatori, immagino, no? Oh sì. Non volevo batterlo questo perché volevo finire l'episodio, ma andiamo quindi a dare il ben servito a questo. Bello Swinub! Mi piace un casino la sua linea evolutiva. Cioè, mi piacciono molto Swinub e amo Swine Pyroswine, non mi piace. E dato che sei tipo ghiaccio, Brick Break ti farà molto male. Molto male. E lui manda in campo Ain, ma chi vuole. Boh, cioè. Ok, un altro Swinub, va bene. E finché continua a mandare Swinub, guarda. Li ha chiamati tutti in modo diverso, ma moriranno tutti nello stesso modo, quindi. A me va benissimo. Graveler, ho finalmente un Pokémon diverso. Mandiamo Totrail. Vediamo quanto gli faccia male con Surf. Perché purtroppo Totrail non ha attacco speciale. Sto cercando di insegnargli tutti gli attacchi. Ok, buono, l'avrebbe comunque accettato. Tutti attacchi fisici. Ma mi manca un attacco di tipo acqua fisico. E Gelodenti non sarebbe male da fargli rimparare, eh? Magari togliendo gli Shadow Claw, che va bene, cioè va bene tutto, però. Detto ciò, quindi, il video può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!